Le sue ricerche nel campo degli esperimenti galvanici e della elettrobiologia erano troppo all'avanguardia rispetto alle nostre teorie. Anzi, erano giunte a uno stadio tanto avanzato da risultare pericolose, secondo me. Ho incubi continui e fini a macabri omicidi, assidui blocchi cognitivi, esperimenti sugli anfibi relativi ai miei disturbi progressivi espressi nei mostri di antini con effetti distruttivi tramite dispositivi ridonando vita eterna le carcasse in putrescenza sopra il sudici letti resti di colpi recisi, innesti vesti a pochi eletti sopra i letti con elettrodi diretti, impulsi elettrici divini scivolo nervi crurali, contrazioni muscolari sottradonna ai cimiteri, tutti i corpi necessari. Ho creato tutto questo, forse solo per orgoglio elevando nel pretesto il buio pesto che mi ha avvolto in mezzo a cavi nel midollo, il volto un sorriso grottesco manifesto del mio sogno a bordo del più grande affresto tutto quanto che va a fondo, tutto quanto che va a fondo io non ho più il controllo. Cadaveri danzanti, occhi sbarrati dagli spasmi, strazi disarticolati, contorsioni nauseanti. Nei castelli diroccati al buio degli scantinati, sopra teli insanguinati, scatti di processi errati. Ho scavato troppo a fondo, non riesco più ad uscire, sono parte del sepolcro che ho provato a custodire. Canto attorno il grigio piomba, divorato l'impossibile, ma ho già dimostrato al mondo che la morte non è un limite. Sopra il bordo del dirupo dove sorge l'assoluto, volto cupo del sonno più buio, dell'ora del lupo, ho già perduto tutto ciò per cui ho vissuto, non dormendo, poi ho cresciuto ma sorrendo che ne ha divorato il nucleo. Al dottor Frankenstein interessa soltanto la vita umana, la sua distruzione e la sua creazione. Ed è questo il suo folle sogno.